I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. Il veicolo dispone di una funzione di aggiornamento tramite il sistema multimediale OpenOurLink. Ciò significa che potete beneficiare delle ultime funzionalità e correzioni per le vostre apparecchiature, applicazioni e servizi, migliorandone la sicurezza e la stabilità, senza dovervi recare in un'officina. Questa tecnologia, molto discreta, utilizza le onde radio, attraverso la rete telefonica GSM. Scarica automaticamente gli aggiornamenti non appena sono disponibili, mentre state guidando, senza che ve ne accorgiate. Quando l'aggiornamento è pronto per essere installato, sullo schermo multimediale viene visualizzato un messaggio che vi informa. È quindi possibile accettare o rimandare l'installazione dell'aggiornamento. Si noti che se si fa clic su più tardi, il messaggio verrà visualizzato di nuovo al successivo spegnimento del motore. Dopo diversi rinvii consecutivi, l'installazione di questo aggiornamento non verrà più proposta. Per installare l'aggiornamento in un secondo momento, è necessario rivolgersi a un rappresentante del marchio. Si noti che verranno comunque richiesti altri tipi di aggiornamenti. A seconda dell'aggiornamento, sono possibili diverse procedure di installazione. È possibile fare clic qui per visualizzare informazioni sul contenuto e sulla versione dell'aggiornamento. Se l'aggiornamento riguarda il sistema multimediale o la connettività del veicolo, quando si fa clic su Accetta, l'installazione viene eseguita direttamente. Viene visualizzato un messaggio per confermare il corretto completamento dell'aggiornamento. A questo punto è possibile scendere dal veicolo e chiuderlo. Se l'aggiornamento interessa l'equipaggiamento del veicolo, verrà visualizzato questo messaggio per informare che il veicolo deve rimanere fermo per alcuni minuti. Sullo schermo multimediale viene indicato il tempo massimo di ogni aggiornamento. Per concludere l'installazione, vi verrà chiesto il consenso e la conferma. Per avviare l'installazione, è necessario uscire dal veicolo e chiuderlo. Infine, se si possiede un veicolo elettrico, l'installazione dell'aggiornamento potrebbe interrompere la ricarica. Viene quindi visualizzato questo messaggio per avvisarvi. Successivamente, confermare l'installazione dell'aggiornamento, uscire dal veicolo e chiuderlo. Quando si riavvia il veicolo, un messaggio conferma che l'aggiornamento è stato completato con successo. Questo messaggio può essere visualizzato una volta completato l'aggiornamento, mentre non si è a bordo del veicolo. Per verificare che l'aggiornamento sia stato installato correttamente, accedere alla sezione Veicolo del sistema multimediale, quindi fare clic su Veicolo. Selezionare la scheda Aggiornamento, quindi selezionare l'aggiornamento scelto per saperne di più. Se l'aggiornamento non riesce, sullo schermo multimediale viene visualizzato questo messaggio. Si noti che è possibile continuare a utilizzare il veicolo come al solito. Verranno effettuati ulteriori tentativi senza richiedere alcuna azione da parte vostra, se non l'accettazione dell'installazione quando il messaggio viene visualizzato sullo schermo multimediale. In rari casi, il mancato aggiornamento può causare un errore e viene visualizzato questo messaggio. Contattate un rappresentante del marchio per ripristinare il sistema ed eseguire l'aggiornamento. I livelli dei liquidi devono essere controllati con il veicolo su una superficie piana a motore spento e freddo. Innanzitutto individuare il comando di apertura del cofano. Si trova nella parte inferiore a sinistra del cruscotto. Uscire dal veicolo.
sollevare leggermente il cofano e spingere la linguetta di sicurezza accanto al logo Renault per sbloccare il cofano. Sollevare il cofano, sganciare l'asta di sostegno e posizionarlo in questo slot. Vedrai due serbatoi del liquido di raffreddamento, uno per il raffreddamento del motore elettrico, l'altro per il raffreddamento della batteria di trazione. Il livello del liquido deve sempre essere compreso fra i due riferimenti minimo e massimo. L'eventuale rabbocco deve essere eseguito a motore freddo. Utilizzare solo i prodotti autorizzati da Renault che forniscono al motore elettrico protezione antigelo e protezione anticorrosione del sistema di raffreddamento. Il serbatoio del liquido dei freni si trova qui. Verificare che il fluido sia sopra il livello di avvertenza MIN. In caso contrario, contattare un tecnico per rabboccare il fluido nel sistema idraulico. Il serbatoio del liquido del lavavetro si trova qui. Per riempire il serbatoio, aprire il tappo e rabboccare fino a visualizzare il liquido. Utilizzare sempre il liquido del lavavetro adatto. La batteria 12 V secondaria non richiede alcuna manutenzione. Non deve mai essere aperta o rabboccata. Nel caso in cui sia necessario sostituirla, contattare un rappresentante del marchio. I componenti arancioni e quelli che riportano questo simbolo costituiscono il circuito elettrico da 400 V. Qualsiasi intervento su questo sistema elettrico ad alta tensione deve essere eseguito da un tecnico del marchio. Per chiudere il cofano, riposizionare l'asta di sostegno nella posizione originale. Per chiudere il cofano, tenerlo nella parte centrale e abbassarlo a circa 30 cm al di sopra della posizione di chiusura, quindi lasciarlo cadere. Si chiuderà automaticamente con il suo stesso peso.